Ma? Cos'è quel coso gigante rosso? È uno dei cose più brutti al mondo, però è stupendo. È brutto o stupendo? Deciditi. Tutte e due. Perché tutte e due? È tanto quanto bello. Perché? Andiamo. Perché è brutto e perché è bello. Ma è bello perché è bruttissimo, inguardabile. Però è un brutto che è bellissimo. Fa ridere, insomma. Ma la faccia, dici? Perché io lo vedo solo dal culo adesso. Anche il culo. Andiamo. Ok. A te piacciono i culi, signorina? Apri questo forziere sempre quando li trovi, Io è la prima volta che vedo il forziere qua. Denaro? Cosa serve il denaro qua? Ci sono dei trafficanti che ti vendono palle o altre cose. E sono palle che non si trovano, giusto? Mi avevi detto? Sì, anche. Cos'è quello? È un tizio? È il mercante, quello che dicevi tu. Stai facendo? Mercante? Sì, c'è un mercante là. Prova a parlarci. Vendo ottime merci, compra. Allora, lui vende. Ah, non vende palle. Ah, le sfere palle, però. Vabbè, sfere le creiamo, cazzo. Senti, ma se gli vendessi il pollo. Ma povero pollo, ma che ti ha fatto sto pollo? Oh, non poi piace. Il pollo ti serve per il cibo. L'ammazzo e ce ne mangio, scusa. No, lo col caga uova, no, è un pollo. Ok. Vabbè, comunque ha un po' di oggettini che si trovano anche in giro. Io ho 197 di denaro, io mi prenderei una sfera palla. Ma no, ma le facciamo, ma non serve niente per fare una sfera palla, non c'ha nulla di particolare che dice oddio. Dobbiamo averlo. E va. Ota. Chi se ne frega? Ascia l'ide. Porta signorina! Scusa, stavo guardando se potevo vendere qualcosa. Dove sei? Non ti vedi? Non vedo il tuo nome. Sentite il tema, E che ne so, io non la guardo mai la mappa. Male. Aspetta, ma siamo partiti da qua, amore. Proviamo tutte e due. Sì, siamo partiti da qua. Sicuro? Sì, cazzo, guarda. Okay. Di dove abbiamo dormito. È inutile che dobbiamo andare di là. Ok, ecco, vedo la chiesa. Ma sei sicuro di riuscire? Pensi che riesca ad arrampicarsi qua il tizio? Sì, perché no? È perché è tutto muro, ecco perché. Devi capire, i nostri personaggi sono degli ex scalatori. Tu sei scemo. E come sarà? Sono dei professionisti, guarda che roba. Sì, e che poi è tutto buggato, tu non hai visto cosa ho visto io. Eh sì, poi ti farò vedere. Allora, ho visto una cosa carina. Allora, vedo tante cose carine io invece. Sì, ne vedo tante, però ho visto un uovo. Vado a prendere l'uovo. Uovo. Io ho un occhio per le uova che metà ne basta. Uovo. Bene, uovo, mi fa piacere. Uovo. Magari uscirà un pub super raro che nessuno ha mai visto, che ne sai? E chi lo sa? Potrebbe essere, non so. Io invece trovo solo le anime di palla. Allora, adesso ci dobbiamo mettere bigato in un punto. Capito? Perché... Sì, però guardando le build... Ma a cosa serve l'anima di Pal? Non l'ho mai usata ancora. Ok. Dobbiamo fare tutte le cose utili a... Utili a? Alla base. Mm. Tipo, a che livello sei ora? Fai tab e lo vedi in alto a destra. 5. 5, ok. Importante che andiamo sempre di pari passo. Andiamo? Sono entrato in game 30 secondi prima, quindi vabbè, sono a 6, però vabbè, sono lì. Ti fermi, non che ti pensavo... voglio vedere in faccia, santo cielo benedetto. Chi ce l'hai? Con Sparkit. Ah, Sparkit. Niente, corre. Oh, un vecchio amico di penna. Sì, quello con il pill. Sì, ma se lo attacchi torni indietro. Ok, amore, dove cazzo stai andando? Sto inseguendo Sparkit. Lascialo stare, Sparkit. Ma qui c'è una caverna. Sì, cosa c'è scritto? Dungeon? È un dungeon? Sì. Caverna tra le colline è livello 13, però. Siamo ancora bassi di livello. Oddio, ma questo è come...
C'è ma qualcosa lì volante, abbiamo dico trovato come sia un buon punto. Oddio, più o meno. Fuac c'ha una faccia veramente assurda, Fuac. Non me l'aspettavo così io. Non me l'aspettavo che avesse il becco. Però a pensarci bene somiglia tantissimo a un ornitorinco. O come disse una volta un personaggio di un cartone animato, il cosorinco. Basta! Che? Cinghial, mettila. C'è un problema con te. Il mio? Basta, sì. Ma tu sei giù o su? Perché io ho visto. Mettila. Io sono girata verso di te, ma non vedo il tuo nome. Ah, ecco dove sei. Non ci credo. Urlo. Che? 92%. Ok. Ok, no, puoi catturare anche più di 5 palle. Semplicemente te li metti già nel box, anche se il box non c'è ancora. Ottimo! Ho fatto la prova adesso e ho detto, vabbè, ma sono brutto, tu sui le palle, vaffanculo. E niente. Allora, do sempre una mazzata di troppo, aspetta. Dove sono finiti? Ah, ma esatto. Madonna mia. È esattamente dove. Ok, ho capito dove siamo più o meno. Sì, infatti, esattamente lì. Dove? Vieni qua. Vedi anche il trovo. Un attimo. Sono giù io, sono ancora giù. Ah, sei ancora giù? Sì. Che belli bug di sto gioco. Non hai visto niente ancora. Si può buggare in tanti di quei modi che mi tanti bastano. Chiesa abbandonata. Io sono la chiesa. Sono qua. Oh, Vixi. No. 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 Fai silenzio. No. Io mi riempirò di volpi. Eccoci qua, è la fine. Sì, comunque c'è scritto sale di livello ai miei pal che ho con me ogni... Però non so come aumentare le loro statistiche. Non devi fare niente. Quando lottano, tu li fai lottare e salgono di livello, li fatti loro. Ok. Allora, vedi questo? Cosa? Io stavo cercando la volpe bianca di nuovo perché l'altro che sta. Che dopo la ritroviamo. Prima la stavo prendendo e poi ho dato un colpo di troppo per sbaglio. Oggi dobbiamo un attimo sistemare. Allora, questo qua, queste rocce qua sono importanti. Perché è tutto metallo. Sì, l'avevo visto prima, amore. Ecco. Infatti ne ho preso un bel po' prima. Spiego, la base che abbiamo. Che aveva fatto Ripip, l'ha fatta. Vieni. Sì? Dove sei? Davanti. Ah, ok. E dovevo girarmi per vedere dove fossi. È bello che la nostra gilda si chiama Gilda senza nome. Sì, e beh, poi gli diamo un nome in qualche modo. Un nome strano come fai tu di solito? Vediamo. Qui sotto abbiamo la base. Wow. È enorme sto spazio. C'è anche tanta roba. C'è un ma. Volendo. Abbiamo avuto dei problemi perché comunque sperimentando il metallo più avanti servirà un sacco. Ok, però io sto guardando là sopra che c'è una cosa da prendere, ma ok. Quindi se noi ci mettessimo tipo qui. Ma per cosa servirà il metallo? È per il crafting, tanti crafting più avanti. Sì, ma io voglio un'armatura, ho freddo a stare in giro a panza de fuori, eh. Vabbè. Come scusa? Vieni qua! Allora, vieni qua che ti picchio! Mi sembra un po' ci si. Sono più veloce! Oh, ciao! Un mio! Un leaf monk! Levati! No, è mio! No. È mio! È mio! No, è una volpe, è mia! Non è una volpe, comunque sta scappando! No! No! Sì, ti rivi dal cazzo! No, fallo prendere a me! Porca. Ma perché era mio? Amore. Sì? Io finché non si ferma non lo colpisco perché sennò non riesco a prenderlo. Levati delle palle, levati delle palle. Levati delle palle. Comunque rotola, madonna, ci arrivi prima.
No, è che quando provavo a prenderlo. Lupo? No! Ma qui c'è una sfera. Vediamo se riesco a trovare un altro lupo pure io. Voglio lupo. Voglio lupo. Voglio lupo. 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 Sì, vabbè, così scappano però, eh. Nyaaai! È normale. Anch'io scapperemo su lupo. Che dino! Ma quello 15. Dai, vieni, bella. Dai, ci mettiamo lupo. Giù. Giù dove? Ci mettiamo... O giù in quello spazione enorme. No, lì mi sembra un po' troppo isolato. Ho visto uno spazio enorme qui sotto. Vieni a vedere. Dove? Qua, vieni. Non dobbiamo allontanarci dal metallo, eh. Ma certo, però vieni a vedere. Eh sì, ma se così ci allontaniamo un botto. Se ci andiamo giù di là. Lupi. Sì, ok, bello, per carità. Ma non c'è un cazzo qui sotto. Ma non c'è niente, non vedo, non c'è nulla. Sì, ma devo prendere quel lupo. C'è una pietra di metallo. Sì, ho visto. Due. Non è che magari non ha caricato le texture, che ne so. No, no. Cioè, ci sono due pietre di metallo. Una lì e una lì. Sono una a sinistra e una a destra. Ma ogni quanto si rifanno le risorse? Non te lo so dire esattamente, però comunque... Più ne avremo più avanti è meglio. Vabbè che poi faremo la seconda, la terza base. Così qua c'è un'altra pietra di metallo. Allora, facciamo qui sotto? Andiamo qui sotto? Come hai detto tu? Mi hai detto che volevi stare vicino all'altro coso. Vabbè, ma sti cazzi. Vabbè, come vuoi. Ti piace di più questa? Mettiamoci qua. È uguale, è uguale. Tanto non siamo lontani chilometri, cioè qui sopra, più avanti possiamo muoverci anche più velocemente. Vero? Se scendiamo umanamente. Potremmo volare tutto, ovviamente, no? Magari. No, come magari? Si può fare, eh? Per forza. Ah sì, con i palle, vero? Se scivola! Allora. Però ci sono troppi lupi, io ne voglio uno. E ciapane uno. No, sono tre e sono tutti a livello alto. Vabbè, anzi, qui ce ne sono ancora di più. Ma c'è anche dei braccobaldi. Di che? No! Ma è possibile che io trovo solo i lupi? Cioè i bracconieri qua. Aia! Che cazzo stronzo! Mi stavo aiutando, coglione! Ho finito le frecce, quindi dobbiamo ucciderli a mani nude. Secondo te cosa sto facendo? Ma possono aiutarci? Sa che ce l'hanno con noi anche loro. Sì. E basta. Te devi levare. È roba mia. Au, sono morta. No. Molto male. Mi hanno attaccato anche loro. E te? Sì. Resisti un attimo. Ma guarda, mi sto allontanando apposta. Oddio no, Fox Park. Ma come faccio a farlo attaccare? No, fa da solo. Ah. Ok. Ok. Ma questo è il cazzo? Ah, il tuo, è mio. Non ci sono di troppo. Ma no, lì c'è un coso gigante. Sì, ma lo voglio fare da sola. No. Senti, io già ho poca vita. Sto laggando. Non è un buon momento per laggare. Fermo. Vai. Oh cazzo, no, un altro. Che c'è incazzato nero. Yeah.
Stavo per prenderlo, ma è morto prima. Va bene. Ma l'hai già preso? Fa niente. E poi ti aumenta sempre l'esperienza. Io mi stavo portando dietro i cadaveri. Okay. Oh, non lo so, stavo camminando. E infatti io non lo voglio prendere assolutamente. Uno l'ho già preso. Bene. Però no, prendo quello di livello 6, ovviamente. Allora adesso metto il box. Poi al massimo lo spostiamo. C'è. Yay, preso. Non ci riesco ad entrare tutte e due le pietre, eh. Quali pietre? Tutti e due i sassoloni. O uno o l'altro. Vabbè, allora mettiamoci quanto più in piano possibile. Guardate che il mio personaggio deve mangiare, tra l'altro. E mangia. Sì. Le risorse sono insufficienti. Mi manca solo due di legno, ma santo cielo benedetto, ma possibile mai? Ma possibile mai? Nye, nye. Ma allora? No. Ma scusa, ma i palle si possono lasciare fuori in un luogo particolare senza doverseli portare per forza appresso? Mentre loro fanno le loro cose? Li finisci fuori? Che ne so, per esempio, se voglio le uova dei polli là, non posso metterle tipo in un recinto così loro fanno le uova, noi ci prendiamo le uova e ce le pappiamo? Sì, certo. Ah, ecco. Sto giocando adesso un punto perfetto per mettere... Sai che non è grande come sembra il tuo posto? Dici di no? Cioè, perché non riesco a metterlo in un punto che... Vedi che ti stai portando dietro il cadavere, vedi? Se ci passi così, lo porti dietro il cadavere, in questo modo. E prima stavo facendo la stessa cosa con loro, guarda. Io camminavo e questi me li portavo dietro così. Vedi? Ma posso avere il loro vestito? È troppo bello. Così sprechiamo pochissimo. È praticamente perfetto. Per cosa? Sprechiamo pochi... guarda. Se vieni a bordo vedi il limite della base. Dire che non lo vedi, per favore. Ah, eccolo qua. Stai per dire quale, ti diceva, ma è. Ma c'è una parte che va qua sopra. Possiamo evitare di andare qua sopra con quella parte. Dove vado? Vabbè, basta spostarlo un pochino più in là. No, perché o vado sopra di là o vado sopra quella lì in fondo, per quello ti ho detto. Allora andiamo da un'altra parte, se non va bene questo. Non ti piace? Beh, non ti va bene? Cioè, se a te non va bene perché è piccolo lo spazio, allora non lo facciamo. Vabbè, è piccolo, nel senso, è cicinino. Cioè, quanto perdiamo? Oggettivamente si può buildare tranquillamente qua. Perdiamo 2 metri. Madonna. Non è brutta l'area. Ci sono un sacco di alberi. E i sassi più o meno ci sono. Vabbè, possiamo fare così, allora. Oh, poi se non ci piace, prendiamo l'ambaradancia e andiamo fuori dei coglioni, insomma. Cominciamo a metterci un punto, che sennò quando i palla non ce l'abbiamo, non so più che cazzo ficcarli qua. E ora qua trovi quelli che hai preso prima.